Seneca compone i suoi dialoghi, il De brevitate vitae, la brevità della vita, è un dialogo. Seneca segue qui anche la causa del tribunale, la causa giudiziale, c'è un'accusa e c'è la difesa, lui fa la difesa. Seneca dice, io adesso faccio l'avvocato difensore della natura, la vita non è breve. Voi vi scagliate, Aristotele, Volgo, contro la malignitas nature, io vi dimostrerò che non è così. Seneca dice, la vita non è breve, la vita se la sai usare, si uticias longa est. Perché la natura si è comportata non maligne, ma se benigne, Gesù. La natura è stata generosa, è stata buona. Noi non abbiamo poco tempo, ne abbiamo perduto molto. E Seneca qui dice, noi siamo dei cattivi padroni, dei mali domini, e non dei buoni amministratori, dei buoni custodes. Le prove, ecco, noi siamo degli occupati nella vita. Siamo degli affaccendati, diremmo con un termine poi di marchi ideologici, siamo degli alienati. Siamo vittime di questi mali, di che cosa? L'avidità insaziabile, lo zelo inutile, il bere, l'ozio, l'ambizione politica, l'avidità mercantile, la smania per la guerra, il servilismo goffo, la preoccupazione per la bellezza, la smania di cambiamento. La noia. Vogliamo fare un bilancio della nostra vita a segno rosso, a computazio. Facciamo il nostro bilancio, vediamo la iactura tempori. Iactura è il gettito, lo sperpero, termine tecnico dell'economia. E dice, dispungi vite due di dies, fa il bilancio dei tuoi giorni e vedi che è in rosso. Calcoliamo il tempo sottrattoci dai creditori, dai patroni, dai clienti, dalle donne, dai litigi con la moglie, dai castighi dei servi, dalle malattie, da un vano dolore, da una stolta gioia, da un'avida passione, un'allegra compagnia, capiremo quanto poco ci rimane di nostro, perché noi viviamo da occupati. Sono l'effeminato, sempre affaccendato tra il pettine e lo specchio, il collezionista, il cappellone, il fanatico delle canzoni, il giocatore di pallone, il giocatore di scacchi, l'abbronzato, lo sportivo e ahimè anche il filologo. Questi che perdono il tempo a dire ma l'Odissea, l'Iliade l'ha scritto uno solo, più quanti ma servono. Tempus, res, preziosissimo. Non ne hanno coscienza perché è immateriale, perché non cade sotto gli occhi e perciò è valutato pochissimo, anzi non ha quasi prezzo. Nessuno dà valore al tempo, ne usano senza risparmio, come fosse gratis. Tra gli occupati che disperdono il loro tempo, invece il saggio, che non disperde neppure un filo.